amministrazione comunale di Lavis, per me è assolutamente una prima volta, perché in 4 anni di mandato come consigliere non mi era mai capitato di rappresentare il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco. Devo dire che come inizio non è male, perché? Perché il nostro Pierpaolo per un errore di battitura sull'Adige di oggi è stato chiamato Pierpaolo. Effettivamente molto fermo qui alla Vis, è un grande professionista. Allora, si parla di fotografi, ma si parla anche di artisti della fotografia, e nel caso di Pierpaolo penso si possa utilizzare questa fattispecie, cioè quella dell'artista che usa l'obiettivo fotografico non solo per struccare il bottone, ma per fermare dei momenti o di vita vissuta o di paesaggio. Ecco, quelli che voi potete ammirare qui intorno sono quasi tutti paesaggi relativi al comune di Lavis, in gran parte fotografati da lui. Solo in un paio di casi si tratta di fotografie molto vecchie, ce n'è una qua della nostra casa risalente addirittura al 1914. In ogni caso poi Paolo è intervenuto anche nella modifica di questi scatti, grazie naturalmente all'utilizzo della tecnologia, e quindi potrete osservare queste immagini come se fossero state disegnate a mano. Quindi non è che lui si sia messo a ricalcare punto per punto, semplicemente è una tecnica tramite computer che comunque non toglie niente allo scatto originale, anzi lo valorizza. Ecco, poi tenevo a dire che è positivo che questa mostra si tenga qui alla casa Giovanni Endrizzi. Perché? Perché in tanti comuni sono stati costruiti degli edifici per ospitare le persone diversamente giovani fuori dai centri abitati, lontane dalla comunità a cui appartengono. Qui invece, grazie a Renato, grazie a Delia e grazie anche alla collaborazione del comune, si è fatta un'altra scelta, vale a dire, a costo di spendere di più, si è deciso di ristrutturare la casa esattamente dove si trovava. Vedete, anche questa è una delle sale che nel corso degli anni sono state rinnovate, rifatte. E questo perché? Perché la Vis non è fatta solo ragazzi, di persone ancora inserite nel mondo del lavoro, ma è fatta soprattutto di chi in passato ha dato il proprio contributo nel lavoro, nella famiglia, e quindi siamo contentissimi di dover fare solo 2 passi per arrivare fino a qua, e che viceversa tutti voi abbiate la possibilità ogni giorno di uscire, di andare magari il venerdì mattina al mercato. Quindi ci sentiamo ancora tutti facenti parte della stessa comunità. Ecco, quindi e oggi ancora di più grazie Paolo per aver voluto con generosità condividere questi tuoi lavori. Peraltro il mio auspicio, dato che purtroppo il tuo studio fotografico materialmente non è più aperto, la mia speranza è che sempre più il paese possa rinvigorire, vedere qualche nuova attività. Ho visto quasi di fronte a dove abita Paolo è stato aperto negli ultimi giorni una fioreria. Ecco, quindi speriamo che il paese torni a vivere e che diventi bello come era nelle immagini che voi potete ammirare. Grazie a tutti. Vi avverto, per chi non avesse letto con attenzione, che non finisce tutto qui, poi c'è anche un rinfresco, per cui non so chi dobbiamo ringraziare.
tutti, tutto il gruppo. Tutto il gruppo che ci allieterà, perché non ci vogliono solo gli occhi, non si sfamano solo gli occhi, ci vuole anche il palato, eh? Bene. Grazie. Bye.